Nei tempi antichi i miti erano storie che usavamo per spiegare noi stessi. Ma come facciamo a spiegare come odiamo noi stessi? Le cose in cui ci siamo trasformati, il modo in cui ci spacchiamo in due, il modo in cui ci complichiamo troppo. Siamo ancora mitici, però, ancora perennemente intrappolati tra l'eroico e il patetico. Siamo ancora divini. È questo che ci rende così mostruosi. Ma l'impressione è che ci siamo dimenticati di essere ben più che la somma di tutte le cose che possediamo. Inizia così, Antichi Nuovi di Zecca, che è un poema di Kate Tempest, in cui c'è un coro che racconta che fine hanno fatto gli dèi. Gli dèi sono dentro di noi, gli dèi sono smarriti, gli dèi sono spauriti, non si riconoscono più, non conoscono come si chiamano i vicini di casa, ma sanno tutto delle persone famose, VIP, per essere famose senza saper far nulla, e anche delle loro compagne, ex compagne, mentre non guardano la propria di compagna. Gli dèi stanno nei bar, gli dèi stanno negli uffici, gli dèi stanno ovunque, e mentre il coro ci dà sprazzi di società contemporanea, ogni stasimo riguarda una storia di due famiglie, di ordinaria bruttura, di vite che vanno a rotoli quasi per caso. Era bella e piacevole, poi nell'edizione ho, c'è una seconda parte in inglese, appunto perché il significante è fondamentale quanto il significato quanto riguarda la poesia. Il problema di fondo è che è questo un poema, come lo definiscono, ossia esiste l'epica oggi? Io mi ci giocai un dottorato sostenendo che l'epica oggi non è possibile e continuo a ribadirlo anche dopo aver letto questa opera che si chiama Poema e che è comunque piacevole, ma l'epica, secondo me, è un'altra cosa e l'epica l'abbiamo buttata alle spalle, come gli dèi.